Il sindaco Gianni Tagliani l'ha ribattezzata la Stanza delle Meraviglie e, varcando la soglia dell'aula multisensoriale Snoozelin, inaugurata sabato scorso negli spazi della Scuola dell'Infanzia Carlo Guerra di Castelnuovo Scrivia, si ha proprio la sensazione di immergersi in un'oasi di benessere che mette immediatamente in connessione i cinque sensi con l'energia del mondo che ci circonda. La stanza è nata da un'idea tanto originale quanto coraggiosa della maestra Paola Mannino, insegnante dell'infanzia specializzata sul sostegno ed è la prima ad uso didattico in provincia di Alessandria. Finanziata con i fondi del PON, il programma operativo nazionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e con quelli stanziati dall'amministrazione comunale, l'operazione è costata nel complesso circa 25.000 euro, darà l'opportunità ai più piccoli, ma anche ai loro insegnanti, che potranno utilizzare quest'aula come area relax, di essere stimolati nella creatività e nella conoscenza attraverso la filosofia del metodo olandese Snoozelin. Oggi si fa scuola in modo diverso, ha spiegato il primo cittadino di Castelnuovo, scuola che è alla base della nostra crescita, non solo culturale, ma anche sociale. Dopo i saluti di Cristian Scotti, nelle vesti di consigliere dell'amministrazione provinciale, Gaetano Mallia, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Bassa Valle Scrivia, che comprende anche i plessi di Sale, Pontecurone e Isola Sant'Antonio, ha ringraziato tutti gli attori di questo percorso, i cui lavori sono stati seguiti dall'ufficio tecnico e dal geometra Fabio Coscia. La maestra Paola Mannino ha seguito scrupolosamente, insieme alla fiatata squadra della scuola e del comune, tutti i passaggi di un iter che mette al centro l'alunno. Mi sono appassionata alla metodologia Snoozelin anni fa, ha sottolineato l'insegnante. Si tratta di ambienti terapeutici per adulti e per bambini, utilizzati da ogni fascia d'età. In Italia una stanza di questo tipo ha preso piede prima nel nord-est, per poi diffondersi in altre zone e pure nelle scuole. A Genova ce n'è una e ad oggi è Castelnuovo Scrivia, nell'Alessandrino, a detenere questo bel primato.